Di questo grande artista del teatro lirico. E adesso, continuando a parlare di grande musica, Verdi ancora, Macbeth, opera che Verdi fa debuttare a Firenze nel 1847. Verdi è innamorato follemente di Shakespeare, della sua drammaturgia, è innamorato e vuole restare il più fedele possibile al testo originale dell'autore. Cambia pochissime cose, il Macbeth shakespeariano si svolge in una landa, quello di Verdi ha ambientazioni in una selva e altre pochissime variazioni. Il debutto di Firenze ha un grande successo, poi Verdi rimaneggerà un po' l'opera perché qualche anno dopo, nel 1865, Parigi richiederà l'opera verdiana e quindi ci saranno dei piccoli cambiamenti. Ascoltiamo una bellissima aria per la voce del basso che è Come dal ciel precipita, rientra Graziano Monachesi. Thank you.
musicale Mascagni, bellissima opera che non ha bisogno di presentazioni. C'è un antefatto molto curioso: Mascagni era figlio di un fornaio e suo padre voleva che facesse i mestieri che allora rendevano di più, cioè un medico o l'avvocato. E invece lui aveva questa passione sfrenata per la musica, voleva fare, comporre, e tra l'altro frequentò per lungo tempo anche la scuola di Amilcare Conchielli. C'è una grossa occasione: la Casa Musicale Sonzogno di Milano organizza questo concorso nel 1889 e lui scriverà Cavaliere Rusticana, che estrapola da questa bellissima tragedia di Verga, e poi, pentito di averla scritta, non la vuole spedire. La moglie invece deciderà di nascosto di mandare appunto lo spartito che vincerà il concorso, e nel 1900 ci sarà appunto la messa in scena dell'opera. Tra l'altro una cosa molto interessante è che Mascagni, per tirare a campare, prima di avere grande successo, fece diversi lavori come musicista. Prima girò con una compagnia d'operette, poi fece il direttore della banda del proprio paese, cioè di Cerignola, banda musicale, e arriva al grande trionfo con Cavalleria. L'unico forse che ha criticato un po' l'opera di questo grande maestro è stato proprio Verga. Non gli è piaciuta la trasposizione della sua tragedia in musica e quindi nel teatro lirico. Oggi noi possiamo ammirare quest'opera e stasera ascoltiamo questo Tu qui Santuzza, che è un momento splendido dell'opera di Mascagni. Insieme il mezzo soprano Anna Maria Pichera e il tenore Nazareno Antinori.